Pomeriggio, ben ritrovati. Oggi una puntata scoppiettante di Anteprima Sport. Eravamo già in clima trasmissione. Intanto vi vado a salutare, che vedo in bassa frequenza, collegato con noi via Skype, il direttore Mauro Meluso. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Ti faccio una sorpresa, direttore. C'è con noi in studio una persona, non so se andate d'accordo o meno. Buon pomeriggio a Franco Giugno, ben ritrovato. Buonasera. Ciao direttore, come stai? Franco, grande Franco, bene, grazie. Ci siamo leggermente antipatici, però va bene, non va niente, dai. Vabbè, l'importante è che siete a Sì. distanza, vedi? Sì. Invece a fianco a te ho messo un tuo compagno di viaggio che hai ritrovato anche qui in questa trasmissione. Io ho riproposto questa coppia, come avete detto voi, Gianni e Pinotto, ben ritrovato ad Andrea Spinelli. Buon pomeriggio, mister. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo inseparabili, ultimamente è normale. Non lo so, c'è un contatto fisico, oggi anche col direttore, quindi Fisico. a maggior ragione, però siamo Fisico. instaccabili. Fisico, no? Anche perché nella scorsa puntata abbiamo ricevuto tantissime domande, quindi cioè, ci eravamo lasciati purtroppo, insomma. O per fortuna, insomma, l'ultima puntata che vi ha visto protagonisti, eravamo ancora in Serie B con il Cosenza, parlavamo di quelle ultime sfide per cercare disperatamente la salvezza. Purtroppo questa salvezza non c'è stata. Ci ritroviamo adesso in Serie C e con una situazione un po' così, sull'interrogativo, non si capisce bene quale sarà il futuro di questa squadra. Ne parleremo anche in compagnia di Antonello Aprile, di Cosenza nel cuore. Buon pomeriggio, Antonello. Salve, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Innanzitutto io approfitto della presenza del direttore Meluso per chiederti, direttore, abbiamo visto insomma questo divorzio consensuale, possiamo dire così, con lo Spezia dopo una bellissima salvezza conquistata sul campo e non solo, e poi adesso qual è il futuro di Mauro Meluso? Ma per il momento il futuro di Mauro Meluso è la tranquillità, perché erano quasi 10 anni che trottavo, non mi fermavo un attimo, e quindi ho preferito in questo momento fermarmi. Qualche proposta mi è arrivata, ma non l'ho accettata, e in questo momento insomma, abbiamo deciso insieme alla nuova proprietà dello Spezia che le nostre strade si dividessero, perché insomma, avevamo pensieri, strategie e modi di vedere il calcio differenti, per cui forse è stato meglio così. Nel frattempo, insomma, io comunque sono ancora sotto contratto per altri 2 anni con lo Spezia, quindi nel frattempo aspetto una buona opportunità, che per il momento, insomma, mi è arrivata qualcosa, ma non l'ho reputata perseguibile. Direttore, potremmo vederti anche in campionati esteri, vista anche la tua esperienza che hai avuto in Serie A nel campionato italiano, prima con il Lecce e poi con lo Spezia? Ma sarebbe bello, se auspicabile, una cosa alla quale non rinuncerei. Mi piacerebbe magari fare un'esperienza all'estero, però in questo momento è un po' difficile, perché insomma il mio mercato, io ho quasi sempre fatto la Serie C, negli ultimi anni sono arrivato in Serie A, però insomma non ho questo diciamo, pedigree di altissimo livello per poter ambire perché se vai all'estero ovviamente devi ambire a qualcosa di molto importante. E quindi rimango nel mio orticello, ma cerco di curarmelo bene, insomma, di avere dei buoni frutti da questo piccolo orticello. Penso che ultimamente, insomma, i risultati che sono arrivati sono stati particolarmente positivi. Il pensiero che ho in funzione di quello che è successo proprio ultimamente, da questo divorzio consensuale, chiamiamolo così. Insomma, sono pensieri talmente profondi che è difficile da poter esternare in poco tempo e pubblicamente. Ma cosa secondo te non ha funzionato? Cosa non, si è rotto qualcosa nel meccanismo per cui non si poteva proseguire? Non voglio entrare poi nei particolari, giustamente sono cose personali, però ci si chiede, ecco, cosa è accaduto. Ma è successo questo, che io sono un professionista di vecchio
di vecchio stampo, cioè alla, di, con diciamo, metodologie tradizionali, chiamiamolo così. Però nonostante sia non più giovanissimo, comunque sono aperto a innovazioni. Solo che queste innovazioni non devono diventare la stella cometa, non devono diventare la Bibbia, secondo me. Mi spiego meglio. La nuova proprietà americana probabilmente si avvarrà molto più degli algoritmi rispetto all'occhio umano. E questo è una cosa, questa è una cosa che secondo me, insomma, è stato forse questo uno dei motivi principali per cui abbiamo pensato che le nostre strade si dovessero dividere, perché io credo che i calciatori vanno visti più dal vivo, penso che poi debba esserci un unico regista e non troppi, e la motivazione che mi è stata data è che, insomma, io sono un po' troppo decisionista e nel loro modo di vedere il calcio decide il proprietario. Io purtroppo certe cose non le condivido, non le abbiamo condivise, per cui abbiamo preferito separarci, ma con molta serenità, non ci sono stati assolutamente toni accesi e neanche dissapori particolari, perché è giusto che ognuno poi si prenda la propria direzione, faccia quello che meglio crede con le proprie risorse. E il fatto che sia arrivato questa nuova proprietà è evidente che deve portare il proprio modo di vedere il calcio, e quindi c'è stato proprio un divorzio consensuale, chiamiamolo così, che non lascia nessuno strascico, quindi, se non altri pensieri, perché è evidente che poi ognuno di noi si fa un'idea di quello che può essere successo. Noi ovviamente ti facciamo in bocca al lupo per il futuro, e poi ovviamente ne parleremo successivamente anche di quello che accadrà. Intanto io con Franco Giugno e Andrea Spinelli volevo parlare proprio di questo discorso qua che riguarda il Cosenza, perché ci eravamo lasciati, dicevo prima nella premessa, con un Cosenza che cercava in tutti i modi la salvezza e di mantenere questa categoria, la Serie B. È accaduto un po' di tutto, mister, inizio proprio da te. In queste settimane retrocessione, contestazioni al presidente, tante proposte, persone, insomma, come dire, una cordata di imprenditori che si sono fatti avanti per rilevare la società, però a quanto pare Guarascio resta fermo nella sua posizione. Sì, intanto vorrei chiostare una cosa su Mauro, dicendo che credo che lui sia stato in questi ultimi 4-5 anni abbia raggiunto dei risultati davvero incredibili fuori dal comune. Quindi dobbiamo essere onorati davvero ed orgogliosi di avere un direttore sportivo di tanta qualità e cosentino come noi, tra l'altro molto legato alla città, che ha raggiunto risultati davvero eccellenti. Cioè, non ultima, la salvezza dello Spezia è qualcosa di miracoloso, ovviamente insieme ai calciatori e a un ottimo allenatore come Vincenzo Italiano, sicuramente. Quindi è giusto che lui adesso stia alla finestra aspettando magari un progetto importante, perché lui merita un progetto importante, quindi è giusto che si fermi. Detto questo, poi magari per lo champagne ne parliamo quando siamo in privato, diretto. Quando verrà a Cosenza, lo sì. Sappiamo insieme. Okay. Niente, detto questo, la retrocessione del Cosenza non è altro che una cattiva programmazione iniziata da luglio dell'anno scorso e terminata, ahimè, con questo risultato. Nel calcio non si inventa mai niente, credo che bisogna saper programmare, bisogna essere strutturati in modo serio, bisogna avere delle figure importanti e nei posti giusti. Partendo da luglio non si può andare in ritiro con 7 giocatori, cioè che se ti va bene un anno, diciamo 2 anni fa con quel mezzo miracolo, non ti va bene la seconda volta. È ovvio che gli errori vanno divisi in percentuale quando succede una cosa del genere. Però io credo che quello meno colpevole sia proprio l'allenatore. Poi sai, quando si perde il direttore, lo sa meglio di me, tendono tutti a scappare dal carro, no?
a scendere dal carro, no? A buttarsi a mare abbandonando la nave. Quindi questo giochetto, no? Che fa sì che le maggior colpe ricadono su Occhiuzzi, non è che mi sia tanto piaciuto. Io credo che Occhiuzzi ha sicuramente delle responsabilità e su questo non ci sono dubbi. Però io credo che le responsabilità più importanti siano da ricercare altrove. Quindi non mica ci possiamo meravigliare di quello che è accaduto quest'anno. Stava per accadere l'anno scorso, previo un miracolo nelle ultime 10 partite. Quindi io non mi meraviglio e non mi meraviglio nemmeno di questo stallo. Prima dicevamo scherzando i lunghi silenzi di Guarascio che somigliano a quelli di Celentano. Anche quest'anno, vedi, siamo alle solite. Non c'è programmazione, non si capisce chi dovrà organizzare l'aspetto tecnico, non c'è un direttore sportivo, non si è scelto un allenatore, non si sa se c'è la possibilità di cedere le quote sociali, perché c'è chi dice che ha fatto delle offerte, ma poi di concreto non abbiamo visto un ganghè di queste offerte. Dall'altra parte c'è un presidente che dice che vuole rimanere anche quest'anno al timone della squadra, quindi dobbiamo secondo me aspettare ancora, come facciamo ogni anno, per capire bene quello che succederà. Aspettare mister Spinelli, ma aspettare entro la fine di giugno bisognerà capire qualcosa, anche perché c'è l'iscrizione al campionato di Serie C, un campionato abbastanza difficile, ne parleremo anche di questo. Però dicevamo, il mister parlava di mister Occhiuzzi, ma mister Occhiuzzi ha 3 anni di contratto, al momento dovrebbe essere lui il deputato a guidare di nuovo questa squadra in Serie C, tranne se non ci sarà uno scossone, per cui l'unico magari che andrà via certamente è il direttore sportivo, che è in scadenza di contratto al 30 giugno, e poi sono tantissime le voci che si rincorrono di diversi direttori sportivi che sono stati contattati dalla proprietà. Ma infatti, come diceva il mister prima, purtroppo il discorso organizzativo è molto importante, soprattutto per una programmazione, per un futuro. Il presidente in questo momento penso che sia alla finestra di tutto ciò, anche perché il vocificarsi che c'è magari in città, si aspetta forse una, come si suol dire, un ripescaggio, perché forse c'è il rischio, ma al di là di questo, nonostante ciò, comunque anche se dovesse accadere qualcosa del genere, io penso che bisognerebbe comunque programmare in alcune figure importanti per la crescita proprio di uno staff e per la crescita di un'organizzazione societaria. E questo sia molto importante, iniziare a mettere delle pedine per poi cercare, ecco, con il tempo e stando alla finestra, di organizzare qualcosa di importante, di non partire, di non fare gli stessi errori che si sono commessi negli anni precedenti. Quindi penso che questo gli sia dovuto a chi in questo momento ha le quote azionarie maggiori da parte della società, e in questo caso il presidente Guarascio, al di là del vocifero che c'è in giro, cediamo le quote, non le cediamo, proposte importanti di alcuni imprenditori, giustamente come diceva il mister, bisogna poi vedere se in dati di fatto esistono realmente queste situazioni, ma la proprietà è sua, in questo momento è lui che gestisce, quindi è lui che deve iniziare a gettare delle basi se vuole organizzare qualcosa di importante. Antonello, voi come Cosenza nel Cuore, come associazione, insomma, state partecipando a tutte queste manifestazioni che stanno avvenendo in città, ovviamente si è partito dai cartelli con su scritto Guarascio vattene, poi ci sono state una serie di manifestazioni che si sono svolte, sicuramente ce ne saranno ulteriori, penso, da qui in futuro. Qual è il pensiero della tifoseria al riguardo? Ma prima di tutto consentimi di salutare i tuoi ospiti, Mr. Spinelli, Franco Giugno, il direttore Meluso. Ho apprezzato il suo intervento, si capisce l'umiltà, no, del direttore cosentino, puro sangue, che appunto ci è professato direttore di Serie C, Serie B. E non è così, lo sappiamo benissimo. Così. E non è così, ci farebbe però piacere rivederlo a Cosenza, ma sappiamo benissimo che insomma c'è Franco Giugno che dice speriamo di no. Cioè, però un direttore che dice questo non lo trovi tutti i giorni, certo. Quindi
Certo. E ovviamente un grande abbraccio, sicuramente troverà il progetto giusto. Ma riguardo a noi, che dire, io parto un po' da lontano, se mi consenti, certo. Cara Anna. Il calcio oggi è malato, non è chiaro. E approfitto nel ricordare quello che sta succedendo a Salerno. A Salerno sta succedendo il paradosso che fa capire appunto che il calcio è malato. La Salernitana si trova in Serie A, ma ancora non può iscriversi, non può partecipare nemmeno all'assemblea di Lega, perché c'è quel famoso problemino che puntualmente si era trovato davanti, e si sapeva già da tanti anni della doppia presidenza, Lotito, Lazio e Salernitana, e che era un problema prorogato inizialmente, no? tanti anni fa, concesso non si sa bene per che cosa, e poi prorogato di anno in anno, fin quando, se non sbaglio, è diventata addirittura una regola. E però adesso, da un giorno all'altro, la Salernitana è costretta a vendere. Ed è ovvio che non è facile in poco tempo riuscire a vendere una società di Serie B, che è tra Serie B e Serie A, no? Chiede 80 milioni. Però è ovvio che adesso c'è veramente un problema. E questo è di riflesso ai tifosi. Immaginiamo i tifosi della Salernitana come si devono sentire adesso. Proprio oggi è un manifesto, uno striscione allo stadio, che ovviamente recita tutto lo stupore dei tifosi, e anche lì lo Tito vattene. E i tifosi sono sempre l'ultima ruota del carro in Italia. I tifosi sono considerati tifosi botteghino, i tifosi sono considerati solo il contorno. In Germania l'hanno vista lunga la cosa, e sono il progetto del club, il vero progetto del club, tant'è che gli stadi sono pieni. In Italia invece il tifoso è considerato solo quando poi c'è la giornata di cartello e si fa l'appello, e non è così, è sbagliato, perché i tifosi poi prima o poi si scocciano. E prima o poi hanno loro un grande peso politico per decidere i destini delle società. Lo metto tra virgolette, ovviamente, è una provocazione, però per far capire che i tifosi sono importanti in un calcio che ormai è dei presidenti e non è più dei tifosi. Una volta era popolare, adesso è dei presidenti. Antonello, insomma, hai detto cosa più o meno pensa la tifoseria, o gran parte della tifoseria in questo momento. Al direttore sportivo Meluso invece volevo chiedere, siccome è arrivata anche una domanda da parte di un nostro telespettatore, la nomina diretta del presidente e del direttore sportivo è un errore gravissimo. Il direttore sportivo lo deve nominare un direttore generale che sappia di calcio, ciò anche perché nel corso del campionato possa fare da parafulmine su direttore sportivo e allenatore, difendendoli oppure relazionando alla proprietà laddove si ravvisasse la necessità di un esonero. La prego, non mi dia una risposta in politichese, ma dall'alto della sua professionalità, che lo ha portato a fare il DS anche in Serie A. Grazie e anticipatamente. Questo è il nostro telespettatore, ovviamente, direttore, non so se hai capito bene la domanda che ti hanno posto. Ho capito benissimo, però sono le impostazioni che si dà a una società, cioè nel senso che per esempio a Spezia c'era un presidente che era quando sono arrivato io a Spezia c'era un presidente che era espressione della proprietà, quindi non era presidente proprietario ma era un presidente manager, il quale poi ha scelto me per come direttore generale dell'area tecnica, e io ho operato sul mercato secondo quelle che erano le indicazioni appunto di budget, quindi di risorse economiche da impiegare, e mi sono preso questa responsabilità di accettare quel budget e perseguire l'obiettivo stagionale con quel budget. E questo è un po' diciamo il modus operandi che normale che dovrebbe essere una società di calcio. Poi se si imposta attraverso un direttore generale o un'altra figura, magari un direttore generale non so, che è veramente diciamo dirige la società a tutto tondo. Io per esempio ero direttore generale dell'area tecnica. Certo.
ero al capo di tutto quello che succedeva dal punto di vista tecnico, nella società tecnico-calcistico. Quindi però queste sono impostazioni. È evidente che c'è chi, alcune proprietà che si interfacciano con un'ulteriore persona, che può essere un direttore generale che dirige la società in toto, o come è successo nel mio caso, che una proprietà che attraverso il presidente manager si interessa con il settore tecnico che io rappresentavo e si gestiva la società con quest'altro metodo. È solo una questione di metodo. Il fatto che l'esempio che lo spettatore citava poc'anzi è un esempio anche condivisibile, perché in effetti un direttore generale che magari ha esperienza calcistica può nominare un direttore sportivo, il quale poi fa il mercato sempre con quella metodologia, cioè ti do un budget e attraverso quel budget tu mi dici se puoi perseguire quell'obiettivo stagionale che ti ho dato. Mi spiego meglio: se con Serie B ti do 5 milioni di euro di budget per gli emolumenti della nostra azienda dei calciatori e voglio arrivare primo, io ti dico, caro presidente o caro direttore generale, è una cifra abbastanza bassa, perché per arrivare primo, insomma, chi conosce il mercato sa che vogliono risorse più importanti. C'è Andrea Spinelli che voleva farti una domanda, direttore. Proprio, diretto, proprio in virtù di quello che ha detto anche precedentemente, il discorso degli americani e compagnia varia, perché la globalizzazione sicuramente è qualcosa di importante, qualcosa di bello, ormai viviamo tutti in un mondo totalmente diverso rispetto al passato, ma non pensa che tutte queste belle figure che ci sono all'interno di queste società americane poi dopo non parlino tutti la stessa lingua e poi si crea solo e soltanto grande confusione? Ma, insomma, ora, perché in passato si riconoscevano, ecco, come diceva lei, le due o tre figure a cui si faceva riferimento, un discorso prettamente societario, c'era cioè un direttore generale, un discorso tecnico, il direttore sportivo con l'allenatore, che si guardavano tutto quello che era l'aspetto tecnico e uno sapeva alla fine a chi puntare il dito. In questo momento figure a destra, figure a sinistra, marketing, contro marketing, tutte queste figure io le chiamo con percentuali piccolissime, che poi alla fine non si parla la stessa lingua, perché poi il discorso, noi ne parlavamo anche con il mister, che qua nello spogliatoio bisogna parlare la stessa lingua, inteso sotto il profilo tecnico, perché poi è la squadra che scende in campo e la società giustamente detta delle regole. Una volta stabilite queste regole si deve andare avanti. Se ognuno inizia a mettere del suo all'interno, alla fine poi si rischia di non capire nulla. Sono d'accordo, però diciamo che si rischia di non capire nulla se c'è anarchia, però se si dividono questi settori per macro aree, il problema non esiste. È evidente che in una società di calcio l'aspetto centrale è la squadra, quindi l'aspetto tecnico, quindi la parte, diciamo, calcistica, il tecnico, il direttore sportivo, i calciatori e tutto quello che ci ruota intorno. Però all'interno della società ci sono tante altre aree che sono altrettanto importanti, perché il marketing per me è un settore importante, perché ovviamente più ci si alza di livello, più il marchio, il brand della società, lo sfruttamento dell'immagine diventa importante, perché sono risorse che poi vanno ad accrescere le entrate nel bilancio. E sappiamo che, per esempio, in Inghilterra, dove il merchandising è molto diffuso ed è una voce importante nelle entrate economiche di una società di calcio, e quindi è molto importante. Allora, secondo me non c'è confusione dove non c'è una demarcazione
ben sottolineata appunto delle competenze. Io ovviamente non vorrei mai che qualcuno si intromettesse nella mia area di competenza e non faccio lo stesso con gli altri, anche se poi chi fa il mio mestiere è un po' lo fa anche a 360 gradi, perché l'area comunicazione è strettamente collegata con l'area tecnica, l'area medica è strettamente collegata con l'area tecnica, insomma ci sono tante sinergie all'interno della società stessa che vanno coltivate e migliorate ove mai ci siano dei difetti di comunicazione. Però insomma è un discorso molto ampio da fare, non ce la caviamo con una trasmissione. Direttore, ti trattengo solo dopo la pubblicità per chiederti una cosa e poi ti libero subito. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa. Seconda parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati con il direttore Mauro Meluso. Io so che ci deve lasciare perché ha impegni anche il direttore, però una domanda la volevo porre, direttore. Riguardo le sue conoscenze, ci sono squadre tra Serie A e Serie B che potrebbero non iscriversi al campionato? Ci sono un po' di rumors che riguardano queste notizie. Hai tu hai contezza di questo? No, assolutamente no. Le difficoltà sono enormi, insomma, le difficoltà economiche si trascinano da anni. Qualche difficoltà grossa credo che ce l'abbia il Chievo, però insomma è da qualche anno che c'è la difficoltà questa società. Insomma, bisognerebbe essere all'interno per saperlo. Insomma, io non ho notizie di particolari problemi, perché problemi ce li hanno tutti, quindi... È un momento un po' di crisi per tutti. Direttore, quindi diciamo spegniamo un po' le speranze di chi pensava che il Cosenza potesse essere magari ripescato in Serie B. Non sto dicendo quello. Io non ho contezza di situazioni particolarmente difficili, però tutto può essere. Insomma, se ricordate, ci sono state società gloriose come il Napoli addirittura è andato in Serie C, quindi insomma ci sono state... situazioni negative che erano impensabili, no? Eppure sono avvenute, quindi tutto può essere, perché abbiamo visto insomma che ultimamente anche questa nascita della Superlega, che poi subito è stata sciolta, era nata soprattutto per motivi economici. Insomma, ci sono le grandi società che stanno in difficoltà economica e quindi è evidente che tutto si a cascata va a finire anche alle altre società più piccole. Quindi è un momento generalmente difficile, dovuto al Covid, probabilmente, però in parte, questo è il mio pensiero. In gran parte ci sono state delle gestioni scellerate, delle gestioni incomprensibili. Bisogna anche accettare delle volte... la sconfitta e accettare di fare il passo secondo la propria gamba, perché altrimenti tre volte per inseguire un risultato sportivo si mette a rischio la vita della società stessa, della società calcistica. Io nel mio piccolo, proprio ultimamente, insomma, il Lecce e anche lo Spezia, insomma, sono state gestite in maniera molto oculata. Ora, un piccolo merito che mi voglio prendere, perché comunque anche il Lecce, che è retrocesso poi dalla Serie A alla Serie B immeritatamente l'anno scorso, comunque continua a vivere di propria luce, con delle risorse che comunque ho lasciato, calciatori che sono stati presi a zero e sono stati venduti, calciatori come la Mantia che era stato pagato qualcosa, l'ho rivenduto 4 milioni e mezzo all'Empoli, e quindi insomma comunque... bisogna cercare anche di fare di avere anche dei risultati economici oltre che tecnici, ma ripeto, sempre per cercare di non mettere la società a rischio. Le tue parole sono confermate anche dal fatto che in Serie C troviamo tantissime squadre blasonate, vedi Bari, Palermo, insomma anche Cosenza, Catanzaro, sono comunque squadre di altissimo livello che abbiamo sempre visto in campionati importanti.
Certo, infatti il Catanzaro, il Cosenza, la Regina ha avuto anche un recente passato burrascoso sotto il profilo appunto dei conti economici. Il Bari, Certo. il Palermo, Messina, insomma. insomma, Palermo è una città oltre 1 milione di abitanti, è una città calcisticamente molto importante, pure si è ritrovata con grande difficoltà, nonostante avesse un proprietario facoltoso. Insomma, io credo che poi ogni situazione è una storia a sé, ogni situazione ha le sue dinamiche, i suoi risvolti negativi e positivi, quindi è difficile da giudicare da fuori. Però sicuramente globalmente il calcio, ripeto, ha avuto e ha delle difficoltà e penso che le avrà ancora per un po' di tempo, proprio perché bisognerebbe un pochino cambiare la cultura calcistica di chi gestisce, di non perseguire il risultato a tutti i costi, ma di accettare anche una sconfitta. Per questo dico, bisogna essere anche pronti alle sconfitte, pronti a non subirle troppe, pronti a poter ripartire anche nell'insuccesso calcistico. Direttore, io ti ringrazio per essere rimasto con noi questo pomeriggio. Ovviamente ti faccio in bocca al lupo per il futuro, che sicuramente sarà roseo, ne sono certa. Grazie, Crepillupo, tanti saluti a tutti, in particolar modo a Franco che ho rivisto con grande piacere e che rivedrò a breve. Ciao, Grazie a caro voi. direttore, ciao. Allora, intanto Grazie. sono tantissimi i messaggi che ci stanno arrivando. Complimenti oggi alle persone competenti, forza Lupinus, e speriamo in un ravvedimento di Guarascio. Lo scrive Mario Scarlato, che salutiamo. E allora, buongiorno, ringraziamo il direttore di Sabato che ci dà l'opportunità di parlare del Cosenza. Carissima Anna, è inutile che qualcuno si illude che Guarascio faccia calcio a Cosenza. Voi fra un po' di tempo vedrete che a Cosenza non verrà nessun giocatore di un certo livello, verranno allenatori che non lo vuole nessuno, e chi verrà sarà qualche allenatore che si accontenta di qualche migliaia di soldi, a qualche direttore sportivo probabilmente sconosciuto, senza nessuna competenza, e qualche giocatore di Serie D. Chiudo dicendo che Guarascio non ha speso soldi in Serie B, dove c'erano ottimi contributi. Potete pensare che spenda soldi in questa categoria di profughi? Lo scopo di Guarascio è uno solo: riportare il Cosenza dove l'ha preso. Forza Lupi, senza Guarascio. Insomma, sono tante, mister, le affermazioni dei tifosi, che sono delusi, sono demotivati. Insomma, Sì, ma vorrebbero, l'abbiamo detto tante volte, e anche il sindaco di Cosenza, in tanti interventi che ha fatto, ha detto magari si è chiuso un capitolo, e ha consigliato anche lui allo stesso Guarascio di voltare pagina, però il presidente non molla, evidentemente. concetto è un altro. Diciamo che l'ho sfiorato all'inizio. Il concetto è un altro. Il proprietario della società è il presidente Guarascio, come faceva notare prima Andrea. Per fare una trattativa seria, comunque, bisogna essere in due. A me non risulta a tutt'oggi che ci sia davvero qualcosa di concreto, no, Però, mister. nell'acquisizione della società, nel senso, perché noi abbiamo buoni giornalisti a Cosenza. Addirittura dei giornalisti segugi, se ci fossero state delle trattative concrete, sarebbero venute fuori le somme, le cifre e tutto il re. Allora io dico, noi c'è qualcuno che vuole davvero prendere il Cosenza? Vada in conferenza stampa, dica chiaramente, io ho offerto al presidente Guarascio per dire 5 milioni di euro, la società non me l'ha voluta dare. Io fino adesso questo non l'ho sentito da nessuno, no. Qualcuno Quindi però c'è stato che l'ha detto, ti devo sì, ma contraddire. bisogna vedere che Che offerte si offerte ha fanno, fatto? Certo, perché questi termini fino non a li prova conosciamo. contraria lui è il proprietario. C'è una trattativa, se io vado ad offrire una cifra 10 lire? per lui irrisoria, è ovvio che la società non te la dà. Quindi ci vorrebbe un gesto di buona volontà da parte di imprenditori davvero cosentini, che escano, ripeto, allo scoperto. Allo scoperto vuol dire. E allora c'è stata una trattativa col presidente. Il presidente non ha voluto sentirne parlare. Antonio, aspetta che ti abbiamo visto, Sì, poi ti abbiamo rispondi. visto, ti diamo la Il parola. presidente non ha voluto sentirne parlare, noi abbiamo offerto tot, no, e lui non ha voluto cedere. Io fino a questo momento questo non l'ho sentito.
Poi, per quanto riguarda la situazione attuale, questo presidente è in loco da 10 anni, sappiamo come opera. Quel signore che ha fatto il messaggio ha detto bene: se il presidente non investirà mai tanti soldi per vincere il campionato. Vorrei ricordarvi ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che quando noi facemmo un altro miracolo, perché di miracoli trattasi, non di programmazione, quando in quel campionato noi arrivammo settimi, poi per via delle penalizzazioni di Siracusa e Matera ci classificammo quindi, ma sul campo arrivammo settimi. Cioè arrivare settimi in un campionato di Serie C vuol dire che tu hai fatto una squadra normale. Quindi, per dire. Poi dopo abbiamo vinto i playoff, è successo il miracolo, va bene, ma mica avevamo programmato la Serie B. Cioè, una squadra che programma la Serie B non arriva settima in un campionato di Serie C già di per sé molto mediocre dopo la ristrutturazione. Perché da quando è stata abolita C1 e C2, il campionato di Serie C dal punto di vista della qualità tecnica è scaduto almeno del 30%. Quindi in un campionato così scaduto, noi quell'anno siamo arrivati settimi, quindi nemmeno quella volta il presidente aveva investito grandi cifre. Ce lo vogliamo aspettare adesso dopo una retrocessione? Non credo. Quindi il tram tram sarà questo, no? Poi, più o meno come ha detto quel signore lì, poi se ci sono davvero delle persone o grandi imprenditori interessati davvero all'acquisizione delle quote societarie, allora si facciano avanti, dicano alla stampa qui, ma perché alla stampa? Perché la stampa, non lo so, ha dei privilegi? No, è la stampa che poi lo trasmette al popolo rossoblù. Dicano alla stampa, noi abbiamo offerto questo, ci sembra una cifra congrua, il presidente non vuole cedere. Il problema, Antonello che chiedeva la parola, è che qualcuno si è fatto avanti. Lo stesso Presta che ho avuto la settimana scorsa diceva: io ho parlato, mi sono messa a tavolino col presidente, ma lui non è intenzionato a cedere. Quindi ci deve essere anche dall'altra parte l'intenzione a cedere alla società. Anche il gruppo Y si era fatto avanti, cioè parlando, non si era parlato di cifre. Infatti noi da questa trasmissione, mister, abbiamo detto più volte che Guarascio magari dica quali sono le sue intenzioni. Se ha intenzione di cedere alla società, dica, valuti quanto c'è da mettere sul piatto, non lo so, 5 milioni di euro, 1 milione di euro, in modo che così gli imprenditori potrebbero a un certo punto capire quanto investire in questa società. Antonello, tu prima facevi no con le mani, ti vedevamo, raccontaci tu quello che volevi dire. Scusate i segnali di fumo. Allora, ascoltando le parole di Franco, sì, in linea generale è un ragionamento giusto e lineare, ma qua il problema non è il venditore, no scusate, qua il problema l'acquirente. Non è ma il venditore, cioè gli acquirenti sono fatti avanti in tutti i modi, giornale, televisione, dal vivo, cioè quindi c'è più di questo che devono fare i venditori, gli acquirenti. A scatola chiusa dire va bene, io offro 5, ma qua non è che è un'asta fallimentare. Qua non è che si compra un pantalone o una bicicletta, qua si compra una società di calcio. Quindi uno può anche, voglio dire, ha il diritto di conoscere prima la situazione contabile del Cosenza Calcio, che ovviamente non si può soltanto conoscere col bilancio, che tra l'altro l'unico conoscibile del 2019, niente di meno, quello del 2020 ancora non esce, ma penso che entro il 30 giugno uscirà per forza. E quindi di che stiamo parlando? E cioè se arriva l'Abu Dhabi, un emirato di turno, allora sì, vabbè, non si fa problemi, o 1 milione, o 10 milioni, cioè, te li do e chiudiamo la partita. Ma qua il problema è proprio il venditore, che un giorno non vende, un giorno vende, un giorno non si presenta, un giorno dice parole del sindaco e l'offerta non è giusta, non è congrua, quindi vuol dire che c'è stata un'offerta. Cioè, e poi tra l'altro, va bene, non è possibile vendere il Cosenza, ma in questi 30 giorni, 32 giorni, e voi avete visto un rilancio del Cosenza, prospettato e augurato anche dal sindaco Chiuto, no? In caso Guarascio non vuole vendere più. E voi avete visto una linea programmatica diversa rispetto al passato. Qua non abbiamo visto proprio niente. Interpretare i silenzi di Guarascio è una cosa ardua,
ma che non promettono niente di positivo, poi per la verità. E quindi, cioè, ditemi voi come si fanno a cambiare le cose. Perciò noi tifosi siamo incazzati. E la chiudo. Mister, tu insomma hai anche il tasso dei tifosi, perché so che c'hai un'attività nel centro storico che è il cuore insomma della vita anche pulsante di molta tifoseria rosso-blu. Che cosa ti dicono, cosa ne pensano? E soprattutto si parlava di tanti ritorni anche di direttori sportivi, ad esempio si era fatto anche il nome di Valoti. Tu credi nella possibilità di un ritorno? Adesso c'è qualche telespettatore che mi dice se tornasse Braia. Io la vedo un attimino impossibile, visto che con il presidente sono andata a finire anche in tribunale per una questione insomma di stipendi che non sono stati versati, eccetera, eccetera. Però, sai, come si dice, nel calcio è capitato anche alla Juventus. Sì, visto? Mai dire mai, questo è vero. Sì, c'è un termometro che è quello magari dei tifosi, come diceva anche Antonello, che è qualcosa di incredibile. Cioè, a dire, il popolo rosso-blu è contro la gestione Guarascio, indipendentemente da tutto. Però giustamente, come dice il mister, si parla tanto, però poi dopo non si va mai ai fatti. Per cercare di trovare sempre una via di mezzo, io penso che c'è bisogno di uscire allo scoperto da una delle due parti. Perché sì, è pur vero che questo Cosenza comunque... No, non ha nulla di progettualità, ma comunque ha la proprietà di una persona che fino a ieri, così si dice, così si parla dai bilanci, grazie a Dio è una società che non deve nulla a nessuno. Quindi sotto questo aspetto, se i numeri sono questi, se i numeri sono questi, non gli si può dire nulla. Da una parte, dall'altra, se c'è qualcuno che effettivamente ha fatto una proposta con dati di fatto, che uscissero allo scoperto, perché altrimenti si gioca solo a t'ho visto e non t'ho visto, e si gioca solo a nascondino. Allora, una cosa è certa, che il pubblico rosso-blu è nauseato da questa situazione. Nonostante ciò, la retrocessione, nonostante ciò, magari ecco, il malumore, il magone che ha dentro ha voglia di ripartire. Con chi non lo vogliamo sapere, ma sicuramente forse non accetta questa situazione del presidente Guarascio, che oltretutto non esce mai allo scoperto con qualcosa di positivo. Tu giustamente mi chiedevi prima il ritorno di Valoti, ma non penso proprio, il ritorno di Braglia penso che sia inesistente. Se si è andato sui tribunali non penso che ci sia un riappacificarsi delle parti. Quindi è normale che anche il presidente in questo momento dovrebbe uscire allo scoperto e dire: il direttore sportivo è questo, la programmazione è questo, indipendentemente dal campionato, perché poco fa parlavamo a telecamere spente, anche la C1 un altro anno, Palermo, Messina, Catania, Cosenza, Catanzaro, Taranto, Bari, Foggia, Foggia. È una piccola serie B2. Non lo so se è un campionato, giustamente, perché sono grossi bacini. Il rischio è anche la retrocessione. Di utenza importante, e quindi certo, automaticamente la retrocessione, c'è un importante. Devi fare la squadra. E quindi certo. Bisogna uscire allo scoperto, con i numeri, con i fatti. Poi se si vuole puntare sui giovani, giustamente usciamo allo scoperto e diciamo non ci sono i soldi per poterli investire, oppure facciamo un campionato di transito visto e considerato, ma bisogna comunque programmare. Anche un'altra cosa, se lui davvero non vuole cedere, no? Se il presidente non vuole cedere, no? Spiegasse, no? Anche lui volte. Con una conferenza stampa, magari di fianco al sindaco Chiuto, no? Che sono andati d'amore e d'accordo per tanto tempo, no? Insieme spiegassero alla città perché non se ne vuole andare. Non me ne voglio andare perché è un capriccio e me lo voglio tenere, non me ne voglio andare perché sono disposto ad investire 10 milioni di euro e voglio ritornare in Serie B, ma non mi sembrano queste le situazioni, perché se praticamente tutto tace, ripeto, il trend è quello degli anni passati. Cioè, non me ne vogliono andare perché mi hanno offerto un tozzo di pane. Cioè, ma qualcuno
tra i compratori e il venditore, che è una brutta parola, no? Vuole uscire allo scoperto con una conferenza stampa dove spiega a una città intera, un popolo intero, una provincia intera che sta soffrendo le pene dell'inverno per questa retrocessione e per il purgatorio dove noi andremo a vivere non lo so per quanti altri anni e non ce lo meritiamo, e adesso lo dico davvero con ardore, no? Perché viene fuori in me la passione per questi colori, certo. No? E allora tutta questa gente che soffre, perché c'è tanta gente che soffre veramente le pene dell'inferno per questa retrocessione, hanno diritto ad una spiegazione da parte di tutte le parti interessate, questo dico, hanno diritto, il sindaco si facesse promotore di un confronto tra tutte le parti per spiegare alla città, no? Che cosa sta succedendo? Se no, amen, viva Dio, c'è Pino Citrigno che ha depositato in tribunale il vecchio dono del 14, si prende quello e si riparte dalla serie D. Qual è il problema? Ma almeno che fossero chiari tutti quanti e rispettosi nei confronti di una provincia di oltre 700.000 abitanti e di un potenziale di oltre 20.000 spettatori a domenica. Sono d'accordissimo, ci vuole chiarezza. Antonello, tu prima quando parlava a Mr. Spinelli, insomma, annuivi, dicevi, insomma, eri un po' contrario su alcune sue affermazioni. Che cosa non volevi cambiare, ecco. Volevi dire? Ma non conoscendo solo il bilancio del 2019, noi l'abbiamo letto, però poi conosciamo altre cose attuali, quindi che non vanno pensare a una società rosea dal punto di vista economico. C'è un sacco di pendenze, i pendenze non sono soltanto i tesserati, i giocatori, quindi voglio dire, ci sono le situazioni, ma questo c'entra fino a un certo punto, quindi bisogna capire veramente se c'è l'intenzione. Dice bene Franco, cioè, si facesse una conferenza stampa tanto chiesta dalla classe giornalistica, completamente ignorata dal Cosenza Calcio, questa è un'altra vergogna, diciamolo, e i giornalisti sono incazzati neri, diciamo pure questo, giustamente, è possibile, il tifoso non deve sapere niente, non deve sapere, in 30 giorni che vuole fare Guarascio, ha soltanto come negli occhi, davanti agli occhi, quelle 4 righe che è scritte sul sito, dove c'è il ritorno dell'orgoglio dei tifosi rossoblù, noi l'orgoglio ce l'abbiamo sempre. E Guarasco doveva avere. Non è questione di cifre, scrive qualcuno. Se lui non si presenta agli appuntamenti programmati, come si fa a parlare di cifre se lui non contratta? Oltretutto si parlava di una cifra di 2,5 milioni di euro da lui rifiutata perché è troppo bassa, ricordandovi che Berlusconi pagò il Monza 3 milioni di euro. Si parlava, però Monza ha visto mister... No, ma questo siamo sempre al pur parler, si parlava di che? Cioè di fatti concreti si va a parlare. Allora, questi signori che hanno offerto 2,5 milioni di euro, vadano in conferenza stampa, dicano chiaramente, noi abbiamo offerto 2,5 milioni di euro, non ci ha voluto dare la società. Si parlava, non esiste. Il Presidente non si è presentato. I rumors, come li chiama il tuo collega Franco Segretti, i rumors non servono, ci vuole concretezza. Perché se no stiamo qui fino a Natale e ancora diciamo sempre le stesse cose. Allora, ci sono state persone disposte a prendere il Cosenza, poi per quanto riguarda le offerte, se tu non vendi, cosa serve fare un'offerta? E ritorniamo sempre lì, il discorso è sempre lo stesso, è inutile girarci intorno. Allora, come diceva Mister Giugno, prendiamo in parola le sue dichiarazioni e diciamo, visto che il Presidente Guarascio da questo punto di vista non esce allo scoperto, allora che escano allo scoperto chi ha offerto qualcosa al Presidente, ci dica più o meno quanto è stato offerto, non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno. Ma ci mancherebbe, e per fare chiarezza nei confronti di una tifoseria che, ripeto, merita grandissimo rispetto da parte di chi non gliene sta proprio portando. Questo è il concetto, far sapere alla città, come dicevi prima tu, no, come stanno i fatti, questo è. Cioè, non trascinarci davvero dietro questi silenzi
i roboanti. Assordanti, no. Direi. Bravo, anche perché dicevo, mister, siamo agli sgoccioli, siamo a metà giugno. Entro la fine del mese, se non vado errata, devono anche presentare l'iscrizione al campionato. Capisco che magari ci sia l'illusione di poter, se una squadra in Serie B non si iscriva, insomma, poter aspirare a qualcosa di più, però siamo con i piedi per terra e cerchiamo di capire qual è il futuro della squadra calcistica. Ma queste sono i famosi rumors, non si scrive, ma chi lo dice non si scrive? Sono tutte iscritte le squadre in B, anche il Chievo, prima il direttore ha voluto essere molto diplomatico, no? Ma ci ha fatto capire che non ci sono possibilità, no? Ma anche il Chievo, che ha un paracadute che fa paura, no? Qual è il problema per il Chievo a non iscriversi al campionato? Magari il problema del Chievo potrebbe essere a fare una squadra di giovani invece che di investire tanti soldi, ma il Chievo ha tanto di quel credito che per un'iscrizione, figurati se Campetelli perde un patrimonio societario che non è come quello del Cosenza, il Chievo è proprietario del cartellino di tanti giovani di grandissimo interesse nazionale, quindi mica li va a perdere così, no? Non credo, Campetello è uno che il calcio l'ha fatto a grandissimi livelli per oltre 20 anni e sa come si fa. Cioè non iscrivere la squadra al campionato vuol dire perdere tutto il patrimonio tecnico. E secondo te io non iscrivo la squadra al campionato e perdo il patrimonio tecnico. Io iscrivo la squadra al campionato e casomai faccio una squadra di giovani, magari retrocedo, ma non perdo il patrimonio tecnico. Quindi perché, non lo so se queste sono voci giornalistiche come quella di Aladino Valotti, Aladino non verrà mai, è andato via dalla Respirazione da Cosenza. Cioè voglio dire, ma se no di che cosa parliamo? Cioè questo è illudere la gente, magari dire delle cose che non corrispondono al vero e fare ancora più male a una tifoseria, ripeto, di per sé già in totale depressione. Su queste parole ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Terza e ultima parte di Anteprima Sport, mister Spinelli. Prima stavamo discutendo durante la pubblicità, si parlava, insomma, sono tanti i messaggi che ci arrivano, il presidente non vuole vendere, gli imprenditori sono fatti avanti, forse hanno proposto poco. Purtroppo sono dinamiche che non conosciamo perché nessuno ce l'è venuto a raccontare, se non davvero, come diceva Antonello prima, qualche acquirente che ha cercato di dire qual era il suo discorso. Però insomma stavamo discutendo di una cosa. È normale che poi ti viene spontanea, così come tanti telespettatori giustamente scrivono che non si riesce a capire chi viene, chi non viene, chi va. E come dice giustamente il mister, il rispetto per il popolo rosso-blu, perché sta diventando un'agonia, no? Allora giustamente a telecamere spente si discuteva e mi è venuto fuori un pensiero. Se ci sono tutti questi imprenditori che vogliono comprare questo benedetto Cosenza e il presidente Guaraciu giustamente o non si presenta così come si è detto oppure non vuole cedere, c'è questo benedetto titolo del 14. Si parlasse con qualcuno che è proprietario del titolo, si fa un anno di purgatorio, si spendono metà soldi per cercare di andare in C, si fa una grossa squadra. Questo nuovo Cosenza dovrà giocare da qualche parte, i tifosi sicuramente dovranno andare allo stadio a vedere. Sta succedendo a Messina, io a Messina ci ho giocato, ci sono due squadre, una adesso va in C e l'altra rimane. Purtroppo sicuramente il popolo rosso-blu seguirà i nuovi acquirenti perché, così come dicono, hanno intenzione di investire su una nuova società. E giustamente il 1914 è il Cosenza, non ce lo dimentichiamo. E quindi io dico, perché non si fanno avanti? Si prendono il titolo e giocano a Cosenza. Se non si fa avanti il presidente Guaraciu, non si fa avanti il sindaco, non si fa avanti nessun altro, allora i nuovi imprenditori comprassero il titolo e si fanno la squadra per i fatti suoi, che spendono sicuramente metà dei soldi investiti. Antonello, come la vedi questa possibilità? Si potrebbe tornare quindi a quello scenario che abbiamo visto tanti, tanti anni addietro dei due Cosenza, l'FC e il 1914? Ma qua poi ci andiamo a mettere un tesac, veramente. Adesso proprio non ne possiamo pure fare a meno, nel senso che sì, dipende ovviamente
dagli imprenditori, no? Acquirenti, che cosa vogliono fare. E loro si sono rivolti a Guarascio e quindi penso che siano orientati a investire soldi in questo Cosenza. E vabbè, sì, Pino Citrigno c'è il logo 1914, ma non c'è il titolo, quindi voglio dire, cioè, creare un Sì, la altro Cosenza partendo dalla. sì, Antonella, è stata più una provocazione, anche perché mi No, dicono che non si potrebbe chiamare né Cosenza né Cosenza FC, quindi. perché Sì, evidentemente. ma voglio dire, cioè, se arriviamo, se siamo costretti ad arrivare a questo. Quindi ripetiamo un'altra volta le sceneggiate già viste all'epoca, anche se all'epoca i due Cosenza si sono formati in momenti diversi, no? Uno c'era il Perdonami, capo. Antonello, era una provocazione per far uscire la gente allo scoperto, perché come dice il mister, chi in questo momento sta soffrendo è il popolo rossoblù, punto. Non ci sono altri interlocutori. Il popolo rossoblù in questo momento sta soffrendo perché viene dalla retrocessione, non si capisce che cosa si vuole fare, si fanno tantissime parole, nessuno esce allo scoperto, nessuno ne parla, tutti quanti scrivono per conto di terzi. E allora così non si va mai da nessuna parte. Ecco perché ho buttato la provocazione per capire se effettivamente o dall'uno o dall'altra parte c'è l'intenzione di fare qualcosa di positivo, se no si fanno solo chiacchiere. Ma purtroppo gli acquirenti sono usciti allo scoperto, l'ho detto già prima, quindi quello che devo dire allo scoperto è Guarascio, cioè, questa è la situazione. Anche prima, scusami Anna, il fatto del ripescaggio, no? Ma benedetti Dio, se c'è questa possibilità remotissima del ripescaggio, ma come si fa a essere in silenzio? E non fare niente, perché ovviamente il Cosenza adesso sta facendo niente, sta telefonando, casting di qua, casting di là, ma questo è il rilancio del Cosenza? Cioè, se c'è la possibilità di ritornare in Serie B, a maggior ragione si doveva programmare in maniera diversa, no? Aspettando il ripescaggio, che poi tra l'altro si sa a luglio, quindi poi che fai? Vai sempre a rincorrere i giocatori, i DS, gli allenatori? È un motivo in più, perché tanto, come si diceva prima, in Serie C ci sono 7-8 squadroni. Quindi, se non vai una squadra seria, con un direttore sportivo serio, con un Certo. allenatore serio, farai molta fatica. Farai molta fatica. E quindi, voglio dire, o B o C a vincere, non è che cambia molto la cosa. E noi aspettiamo perché abbiamo gli assi nella manica, noi. Gli assi nella manica. Ma come fate a dire che il Chievo è così limpido? Vi scordate che è stato penalizzato per le plusvalenze? 3 anni fa ne ha fatto le spese il Crotone. Chiedete al direttore Orsino, penso che è arrivato il momento che certe società paghino le gestioni nefaste che continuano a portare avanti. Questo ce lo scrive Michele Aita, che ovviamente salutiamo. Intanto c'è qualcun altro che scrive: delusione e rabbia, due sentimenti diversi. Sul primo si può costruire, sul secondo si distrugge. Non cada il tifoso nella tentazione del secondo, chi vuole comprare lo faccia con numeri pubblici, altrimenti chi vende non sarà mai nell'angolo. Ma se così non è meglio certezze che avventure. In fin dei conti, la Serie B l'abbiamo rivista. Poi c'è anche qualcun altro che dice: abbiamo solo 7 giocatori, parliamoci chiaro, 3 potrebbero essere dei punti di forza per la Serie C, Gerbo, Bittante e Sueva. La proprietà facesse chiarezza almeno su questi, e invece ci sono rumors che parlano addirittura di cessione anche di questi 3. Ma siamo su scherzi a parte, ci sentiamo trattati come dei deficienti. Punti di Ecco, sono detto forza. io prima, questa è la delusione della gente, cioè quello che dice Antonello è bello, è poetico, è dannunziesco, ma la realtà è un'altra. I signori che vogliono comprare, come ha detto questo semplice tifoso che ha scritto, escano allo scoperto in conferenza stampa dicendo: noi volevamo la società, avevamo offerto questa cifra, avevamo già in mano un direttore sportivo importante, ahimè, senza farci quegli autoreti lì, con quelle foto lì, che queste sono foto bizzarre, lasciamo stare, perché se no veramente stendiamo un velo pietoso, che i direttori sportivi da portare non sono quelle foto lì,
No, così parliamo di pregiudicati, quindi lasciamo stare. Mi sarò contattato io, quindi, la persona allora, che tu allora dici. Facciamo le cose per bene, usciamo allo scoperto per bene, no? Va bene? Ecco, così possiamo, come diceva quel tifoso, mettere nell'angolo la proprietà. Ma se nessuno esce allo scoperto, è lì come un gong dove i due pugili stanno per battersi ma non si battono mai. Per quanto riguarda invece questi tre acquisti, tra cui c'è il giovane che è Sueva, che è l'unico che fino adesso è uscito dal vivaio del Cosenza, che ha giocato anche in Serie B, non c'è il rischio, mister, dall'alto della tua esperienza, di perderlo un giocatore come Sueva? Ma il concetto è sempre quello, il concetto è che faccio, come diceva prima Antonello, faccio una squadra a vincere in Serie C, faccio una squadra competitiva molto forte, con, non lo so, recuperando anche l'entusiasmo della tifoseria. Io credo che un giocatore come Sueva, giocare davanti a 15.000 spettatori, no, in un catino come San Vito pieno, no, e provando a rivincere il campionato, non credo che si creerebbe il problema di rimanere. È ovvio che se non c'è niente intorno e se non c'è un progetto importante, questo è un ragazzo giovane, è ovvio che è anche giusto che voglia andare da qualche altra parte a provare magari esperienze più importanti. C'è qualcuno che ci scrive: l'entusiasmo lo può avere un nativo o naturalizzato? Siamo noi tifosi che ci siamo messi le bistecche agli occhi pensando al pathos che si prova per tutto il campionato, rifondare il Cosenza senza stranieri in tutti i sensi e rispettare chi è disposto a prendere questo fardello. Poi siamo sicuri che ci siamo veramente tutti questi imprenditori che vogliono comprare il Cosenza? Al momento ho visto solo imprenditori in cerca di pubblicità. Chi vuole veramente acquistare il club faccia offerta concreta e poi si vede. Troppe chiacchiere e pochi fatti, ci scrive Roberto da Cosenza. Più chiaro di così molto sì. Chiare, ecco perché allora uno butta lì la provocazione per far uscire allo scoperto tutte queste persone, perché ci sono tantissimi tifosi che la pensano in questa maniera. Poi è normale, cioè, come in tutte le squadre di un certo blasone c'è tanta rabbia, e la rabbia in un momento così particolare, così difficile, bisogna un attimo metterla da parte e bisogna ragionare, perché poi la rabbia non ti porta da nessuna parte. E c'è qualche tifoso che scrive: sarebbe giusto ripartire dal 1914 e lasciare a Guarascio, scrivono la guarascese, Hobby FC. Vabbè, tanti saluti. Uno che la chiama guarascese è un amico mio, un grande avvocato, non voglio farne nome. Ma il Chievo, con quei debiti che porta addosso, come mai non ha pagato come il Bari, Palermo e Fiorentina? Ma perché non ci vediamo i fatti nostri che andiamo a guardare con i vecchi? Anche quest'altra situazione, no? Anna. Si creano false illusioni, secondo si me. Si crea una falsa illusione, vedi, perché ci sono dei bilanci. Se nel bilancio 2 più 2 fa 4 o lo fanno diventare 4, purtroppo non retrocede. Diceva prima il direttore Meluso, no? Anni fa, no, per fallimento fu retrocesso il Napoli, giusto? Vuoi che non retrocedano il Chievo, che è un quartiere di Verona, se non ha le carte in regole? Vogliamo, che pensiamo che ha santo in paradiso il Chievo se non ce li ha avuti il Napoli? Ecco, questo è creare illusione, vedi? E perciò io poi mi infervoro. Il Napoli è stato retrocesso, giusto? La Juve è stata condannata. La Juve è stata condannata di fronte a una palese irregolarità. Se il Chievo, no, è irregolare, un quartierino di Verona che non ha nessuna storia tranne degli ultimi 20 anni, chi è che lo protegge? San Francesco di Paola? Non credo. E allora perché creiamo false illusioni? Certo. Pensiamo a costruire noi qualcosa di importante, lasciamolo stare il Chievo, costruiamo noi, come diceva Antonello, costruiamo una squadra per vincere il campionato. Se ci dovessero ripescare a metà agosto, ti trovi già una squadra competitiva anche per la B. Così che stiamo facendo? Vendiamo solo chiacchiere. Antonello, quali sono le prossime mosse della tifoseria? Ci saranno altre manifestazioni? Continuiamo a contestare, perché non crediamo assolutamente a un rilancio di questo Cosenza, perché ovviamente fino adesso non abbiamo visto nulla lontanamente di questo, e quindi noi vogliamo vederci chiaro anche su questa storia del ritiro a San Giovanni in Fiore, perché questa tribuna pericolante
come ho appreso io da voci vicine al comune di San Giovanni in Fiore, qualcuno poi me lo spiegherà come si fa a giocare in un campo con una tribuna pericolante adiacente al terreno di gioco, non solo inagibile, ma anche pericolante. Quindi poi, non lo so, faremo un accesso agli atti, se è del caso, ma per capire bene. Io non credo che ancora ci siano notizie ufficiali che riguardano il ritiro, perché tutto questo sono notizie che sono rimbalzate su qualche sito online, però di ufficiale ancora non abbiamo niente a riguardo. L'unica cosa di ufficiale sarebbe da qui a poco avere un direttore sportivo nuovo, e se ovviamente si decidesse di non puntare ancora su Occhiuzzi, un nuovo tecnico, visto che, lo ricordiamo, Occhiuzzi ha un contratto triennale con il presidente Guarascio. Di ufficiale c'è solo la richiesta di disponibilità di San Giovanni in Fiore, questo lo possiamo dire, come è uscito sul giornale, ma questo è stato accertato, ma è soltanto una disponibilità. Già questo, il fatto che ancora dobbiamo fare il ritiro, cioè, vabbè, grazie, non ci sono giocatori, però dico, la dice lunga sulla programmazione, no? Quindi noi sicuramente nella prossima settimana e anche nelle prossime settimane continueremo le contestazioni. Abbiamo in mente già qualche iniziativa molto importante, molto d'impatto, e poi vi faremo partecipi anche a questi giornalisti. Vi faremo sapere. Almeno noi tifosi parliamo con i giornalisti, almeno noi. Antonello, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Io volevo chiudere parlando con mister Giugni e mister Spinelli, invece in Serie B, quello che si programma, come si dice. Qualche giorno fa abbiamo visto la conferma, cioè la firma di mister Modesto a Crotone. A Reggio Calabria è arrivato il nuovo tecnico. Sentiremo fra poco anche le parole del presidente Gallo dopo la firma. Anche lì c'è stata una firma con il comune, 20 anni del Sant'Agata. Insomma, si punta, mister, la Serie B si fa sul serio, ecco. Crotone ci ha sempre insegnato di vedere un attimino avanti agli altri. L'ho fatto con Gasperini, l'ho fatto poi dopo con Juric, no? Con tanti giovani giocatori, Bernardeschi, Florenzi, e adesso il brasiliano, come si chiama? Messier, e adesso lo fa con Ciccio Modesto. Io ho seguito in questi ultimi 2 anni tra Cesena e Provercelli più di quando era a Rende, perché quando era a Rende faceva un'altra cosa, e le squadre di Modesto giocano un grandissimo calcio, cioè un bellissimo calcio, un calcio molto propositivo, molto spettacolare. Bisogna vedere poi in realtà quando concreto, no? Però è un tecnico che ha 38 anni e il Crotone ha voluto investire su questo ragazzo giovane per ottenere ancora una volta dei risultati importanti, perché quando Gasperini iniziò a Crotone era giovane, Juric quando iniziò a Crotone era giovane. Quindi, tutti allenatori di alto livello. Certo, questo vuol dire avere le competenze. Ho creduto tutti la stessa scuola calcistica. Chi gestisce quella società ha delle competenze importanti. No, venderanno Messier, venderanno con plusvalenze eccezionali. Sì. Messier è arrivato a parametro zero dal Gozzano. Venderanno Simi, anche il portiere con grandi soldi, hanno dato corda a Sallì. Cioè, voglio dire, è una squadra, è una società che sa sempre quello che Zanellato è interessata, mezza Serie B e 2 squadre provinciali di Serie A. Quindi, ma secondo te, mister, partendo da Modesto si punta ad arrivare di nuovo in Serie A? Certo. Oppure magari... No, loro punteranno a vincere, magari punteranno a vincere attraverso il gioco, perché anche con Giovanni Stroppa la squadra giocava un bel calcio. Il Crotone ama giocare bene, cioè, la proprietà ha sempre cercato di scegliere allenatori che proponessero un buon calcio, un calcio divertente. Io l'ho visto negli ultimi 4 anni, l'ho visto spesso con allenatori diversi e hanno sempre proposto del buon calcio, molte volte abbinandolo anche a grandi risultati.
Mentre a Reggio, mister... La Regina è una realtà un tantinello diversa, diciamo che ha un bacino d'utenza 3-4 volte superiore a Crotone, ha una tifoseria importante, ha un presidente caloroso, tra virgolette, si è tatuato anche che vuole provare a vincere quest'anno. Poi, dopo aver sbagliato all'inizio, la Regina ha fatto un giro di ritorno meraviglioso, cioè fino alla penultima giornata ha rischiato di andare nei playoff, quindi vogliono dare continuità a quel giro di ritorno. È un presidente ambizioso. Sperando che facciano bene, perché ripeto, viva Dio, se la Calabria ha 2 o 3 squadre in Serie B o una in Serie A, per noi è anche un vantaggio anche dal punto di vista culturale. Certo. Quindi speriamo che facciano davvero bene. Come la pensi, mister? Poi vi faccio sentire le parole anche del presidente, perché ha scherzato anche su questo fatto che l'anno scorso lui aveva parlato di playoff, infatti ha ridimensionato, ha detto noi pensiamo alla salvezza, poi dopo ve lo faccio sentire. Fatto il nostro e anche di più. Ecco, presidente, però è una scelta determinante per far crescere questa squadra, dunque la salvezza bisogna andare oltre. Beh, Aietti è la base, no? È una base tecnica e sportiva, Aietti. E si parte sempre dal tecnico, no? E quindi io sono convinto, quello sì, a parte i scherzi, sono convinto di aver scelto la persona giusta. Adesso ci riuniamo, parleremo di mercato, cominceremo a buttare giù le basi di quella che è la squadra. Ecco, presidente, con l'acquisizione del centro sportivo si possono mettere in campo investimenti a largo raggio, a lungo termine, anche se già un gioiellino, e quindi sicuramente diventerà ancora più bello da vedere. Sì, grazie. Il centro sportivo è casa, è la casa, no? La cosa più bella quando tu ritorni a casa, sai che c'hai un posto che sta sempre lì,
dove tu puoi entrare ed essere te stesso. Il centro sportivo è essenziale, è la cosa più importante. Io quando sto lì mi piace guardare i bambini delle età più piccole, no? Vestiti della regina di tutto punto, con quei colori, quello stemma, che partono dall'ultimo dei nostri campi, per poi mano a mano che crescono passano al campo dopo e poi al campo successivo. Poi c'è la piazzetta e poi c'è il campo dove va la primavera. Dopodiché c'è il campo numero 2, che già lì si allena la prima squadra, e il campo numero 1 dove si allena la prima squadra. Quindi per un bambino crescere dall'ultimo dei campi e avere come obiettivo il primo è una crescita fisica, psicologica, morale, puntare al sogno di partire dall'ultimo dei campetti del Sant'Agata per arrivare al primo, no? Con la prima squadra, sempre con una maglia, sempre con quella maglia addosso, con quello stemma addosso, con quella storia addosso, come fanno i grandi club europei. Questo è quello che sto cercando di fare. No, ecco, stavo parlando con il mister, proprio stiamo guardando anche lo stadio dietro. È giustamente del Sant'Agata, dove hanno una progettualità, dove hanno già le idee molto chiare, si riparte da un settore giovanile, vogliono fare qualcosa di importante, giustamente si passa da un eccesso a un altro, l'anno scorso in pieno vinciamo il campionato, oggi si deve salvare e quindi finalmente ha capito come funziona, ma quello che fa ancora più piacere è vedere l'amministrazione, se non sbaglio c'era di fianco, sì, il sindaco, quindi ecco l'unione fra le amministrazioni e l'appartenenza giustamente alla squadra del cuore, in questo caso la regina, uniti in un unico progetto e in un unico obiettivo, quindi vedere queste cose alla fine fa solo piacere e dà la possibilità magari a chi ci ascolta o alla tifoseria di dire forse ripartiamo, ahimè, facciamo le cose per bene, quindi questo è sintomo di grande come dire, importanza sotto tutti i punti di vista, ecco, dall'amministrazione alla società e nonché alla città stessa. Allora, io sono in chiusura, grazie per essere rimasti con noi, grazie a mister Franco Giugno, poi vediamo insomma come evolverà la successiva stagione, poi sicuramente ci ritroveremo. Speriamo che questo nostro discutere a volte anche animatamente possa portare, produrre qualcosa di importante per la nostra squadra, per la nostra città. Noi lo facciamo sempre e comunque, no? Nel bene della società, nel bene della città, della squadra di calcio che noi amiamo, quindi se possiamo dare un piccolo contributo anche per far sì che si muova qualcosa, noi lo facciamo ben volentieri. Però se ci dovessimo attirare qualche piccola inimicizia non fa niente, non c'è problema. Ce l'auguriamo tutti, mister. Grazie per essere rimasto con noi, grazie anche a mister Andrea Spinelli. Io come al solito vi lascio alle pillole di Luigi Rogano e Luca Lepiane e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie a Luca Chito in regia. Noi vogliamo fare un appello a tutti i vaccinandi. Allora, a tutti coloro che dovranno vaccinarsi, noi offriamo un bel book fotografico, chiamateci. E vi diamo pure la bomboniera. Ha detto un end. Brava lui.